Ben ritrovati sulla pagina Tourism Peschiera. Come vedete siamo sul bastione Querini, ma il lato che guarda verso il centro storico della città, proprio all'inizio, all'imbocco del canale di mezzo, che inizia proprio dopo il ponte San Giovanni, che è in questo momento sullo schermo. Questo canale, ovvero il canale di mezzo, divide il centro storico in due, perché sono due le isole che compongono il centro storico di Peschiera. Sulla destra c'è proprio il centro abitato, civile, dove da sempre sono state costruite le case dei cittadini di Peschiera, mentre girando a sinistra c'è il quartier militare asburgico, cioè quello che durante l'Ottocento era un quartiere solo abitato da militari, con i padiglioni ufficiali, in questo momento davanti a voi, sulla sinistra la palazzina del comando, proprio dove vi era proprio il comando dell'esercito asburgico, il parco Catullo, questo bellissimo parco che ancora nel 600 era una zona dedicata agli orti della fortezza, cioè dove si coltivavano gli ortaggi per il sostentamento della popolazione, e quindi Peschiera è avvolta da queste mura rinascimentali costruite dalla Serenissima Repubblica di Venezia, e queste mura avvolgono e chiudono al suo interno le due isole che compongono il centro storico, che sono bagnate da quattro canali che la percorrono centralmente, appunto, dal canale di mezzo. Da questa prospettiva, che vi invitiamo chiaramente a provare, quindi se verrete a Peschiera salite sul bastione Querini, che si trova proprio davanti al porto, come vedete all'inizio del canale di mezzo, avrete davanti a voi il panorama sul lago di Garda, dove potrete vedere dalla penisola di Sirmione il castello, la rocca di Manerba, Toscolano Maderno, e poi passando sulla destra appunto San Vigilio e Monte Baldo, la rocca di Garda, e scendendo sul bastione nel lato appunto che si rivolge verso il centro potete vedere il canale di mezzo, il ponte dei Voltoni proprio davanti a voi in questo momento, con i suoi cinque archi, il ponte cinquecentesco che unisce appunto la fortezza e la coniuga insieme alle due isole della città. Insomma, è un punto visuale per vedere questo museo a cielo aperto che è Peschiera del Garda. Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento la prossima settimana. Come sempre, viva Peschiera del Garda, questa cittadina, questa pentaperla veramente unica, e viva il lago di Garda, perché è il contesto geografico in cui Peschiera trova e giustamente ha la sua massima espressione. A presto e grazie come sempre di seguirci.